E allora la prima era A, attenzione, evitare di mangiare senza accorgersene. B, basta sentire il senso di sazietà perché un cibo non faccia male. C, continua a masticare prima di ingoiare, quindi lascia che tra un bocco nell'altro ci sia uno spazio di vuoto. D, degusta quello che mangi, per quanto semplice sia, ed E, evita la distrazione, cioè evita di fare altre cose mentre mangi. E questo è per assaporare il cibo, però quello che noi stiamo facendo nelle pratiche di questa settimana per arrivare al Natale freschissimi e nuovi, pronti ad essere creativi con la nostra vita, perché davvero penso che queste sono le feste della creatività in cui festeggiamo l'inizio e la fine di tante cose. Ho trasportato questo ABCDE in un acronimo che potremmo utilizzare rispetto a quello che nella nostra vita è stagnante. Perché? Perché la stagnazione è quella che ci dice che siamo entrati nel pilota automatico e quindi che abbiamo perso il gusto delle cose, ma soprattutto la stagnazione è quella che ci fa rimanere bloccati e non assaporare la nostra vita. In queste mattine faremo delle pratiche. Ieri abbiamo iniziato, in questa settimana abbiamo iniziato prima con il sorriso e poi con l'assaporare di ieri della consapevolezza aperta. Le pratiche delle prossime mattine riguarderanno un ABCDE che è, nel nostro caso, A, abbastanza. Quello che eccede diventa stagnante. Ci sono tante cose che nella nostra vita eccedono e che contribuiscono a farci stare nella stagnazione. B, basta così, riconoscere il limite nel dare e nel ricevere. Questa è una qualità davvero importante e questa sarà una pratica a cui dedicheremo più giorni. Creatività. Cioè guardare, portare lo sguardo alle parti della nostra vita che sono ripetitive perché mancano di creatività, di è donare. Donare è, vabbè, l'invito che ho fatto a un'offerta liberale per le bollette sospese, ma è anche il condividere le cose che per noi magari non sono più così significative, ma che per altri potrebbero essere utili. Non è buttare via la roba vecchia, è proprio dare qualche cosa di nostro che riconosciamo che per gli altri, per un'altra persona potrebbe essere importante, ed è esprimere, cioè usciamo dalla stagnazione quando siamo in grado di dare voce ai nostri bisogni e di dare voce alla parte più intima di noi. Stamani mattina lavoreremo su la stagnazione, e cioè su quello che nella nostra vita sta eccedendo, ce n'è un po' troppo. Come al solito, iniziamo anche con una poesia di Franco Arminio che dice così: ho perso tante cose a cui ero affezionato. Poche volte ho fatto caso alle cose che ho trovato. E con questo iniziamo la nostra pratica. Scusate che c'è ancora qualcuno in attesa e ci sarà poi probabilmente altre persone che entreranno dopo. Ci prepariamo. Assumiamo una posizione confortevole. La schiena è eretta ma non rigida.
Portiamo l'attenzione ai punti di contatto come modo per prendere dimora. Prendere dimora nel nostro corpo. Prendere dimora nel momento presente. A volte Thich Nhat Hanh diceva: cammina come se i piedi baciassero la terra. E noi potremmo invitarci a stare in questa posizione, come se il nostro corpo baciasse il cuscino, la sedia, l'appoggio che ci viene generosamente offerto. Lasciamo che ognuno dei punti di contatto diventi un possibile punto di ancoraggio. Tutte le volte che la nostra mente ci porterà altrove, non scandalizziamoci quando la nostra mente ci porta altrove. Questo è perfettamente normale. La profondità della nostra pratica è data dalla gentilezza con cui torniamo presenti. E poi portiamo l'attenzione al respiro, nel punto in cui c'è più facile percepirlo. Lasciamo che anche questo sia un punto di ancoraggio. Non cambiamo nulla nel nostro respiro. Se ci sembra corto, stiamo nella dimensione che ha. Se ci sembra lungo, stiamo nella dimensione che ha.
E poi portiamo in particolare l'attenzione alla nostra espirazione. Al movimento con cui lasciamo andare. Può esserci un sollievo nelle spalle. Un rilassarsi nel torace. Uno sciogliersi della tensione nella mandibola. L'ispirazione ci insegna a lasciare andare, a non permettere che la stagnazione e l'eccesso soffochino la nostra vita. Così per i prossimi minuti andiamo a scuola dalla nostra espirazione. Impariamo la grazia e la grinta che richiede il lasciare andare. Potremmo scoprire che ogni espirazione non è un perdere, ma un trovare spazio. E poi guardiamo se possiamo passare in rassegna la nostra giornata. Passare in rassegna le nostre settimane. Lasciare che la nostra attenzione ci porti a ciò che è di troppo. A ciò che eccede e proprio perché eccedendo diventa stagnazione e freno.
potremmo eccedere nel lavoro. Oppure potremmo eccedere nella cura di certe parti della nostra vita, lasciando spogliate e abbandonate altre. Potremmo scoprire che dietro il nostro accedere risiede un'ansia e una difficoltà a riconoscere il limite. Oppure riconoscere che c'è una paura del vuoto che rende la nostra vita stagnante. Così nel momento in cui ci addentriamo su ciò che nella nostra vita in questo momento è troppo, potremmo scoprire che percorriamo anche il territorio della nostra ansia o della nostra paura, che ci impediscono di assaporare. Di riconoscere la bellezza di quello che troviamo, perché rimaniamo troppo aggrappati a quello che già abbiamo. Così negli ultimi minuti di pratica potremmo portare una mano sul cuore non per mandar via la paura o l'ansia del vuoto, ma perché questa paura e questa ansia chiedono conforto, sostegno, e poi mettiamo sul cuore il nostro augurio, che
che io possa essere grata di ciò che perdo, che io possa essere grata di ciò che trovo, che io possa assaporare ogni giorno la mia vita. Che io possa riconoscere la saggezza che c'è nel perdere e nel trovare.